MVP contro di Bordieri. Subito viene fatto correre. E poi subito a rolling elbow smash da parte di MVP del cowboy texano. Anzi scusa, dell'Arizona. La Tucson dell'Arizona, però ci sta Natale di Gabe Logan peraltro. MVP subito, attenzione! Va con la sua power slam! Ottima manovra da parte di MVP. E beh, inizia molto bene qui MVG, però sbaglia quando si mette a esultare. Si parla troppo MVG a volte, ha le caratteristiche per fare molto di più. Parla troppo, parla veramente troppo questo. Perché lo manda all'angolo, attenzione, fa una serie di stomp, anche il ginocchio dritto alla gola, ragazzi. Attenzione, MVP con la rincorsa, Running Bulldog da parte del cowboy, insomma da sempre grandi, grandi prestazioni, grandi, grande forza di volontà, anche se a volte si perde un bicchiere d'acqua, qui sbaglia tutto qui, gli Bordieri però cerca di reagire, ma c'è molto rizzoso questo, però qui gli Bordieri alla meglio stavolta, la tecnica del salvatore, molti hanno detto che gli Bordieri è davvero una meta sopravvalutato, ma io non credo assolutamente, perché insomma ha sempre grande forza, forse è vero il fatto che sia un po' il salvatore che tutti lo giudicano. Quindi Bordieri, attenzione, sta per essere colpito e invece MVD fa un salto a vuoto, ancora MVD va a vuoto, ma che si è preso veramente, lo vogliamo tutto qui. Allora qui front spinning kick, allora Running Bulldog è il Bordieri ingranato qui, il Bordieri ingranato. È molto bravo di Bordieri. Attenzione, che fa qui? MVP rincorsa, no, va vuoto. E attenzione, perché qui incassa un calcio particolare. E kill switch, no, è già finito il match. È già finito il match. Non ci credo ragazzi, MVP deludentissimo. Deludentissimo. 1, 2 e 3. Mamma mia ragazzi, pessima prestazione di MVP. Gli Bordieri quando ingrana è fantastico. Cioè, da un momento all'altro ha tirato fuori la sua migliore manovra, il suo kill switch, che gli ha regalato un'altra importantissima vittoria. Questo attire, questo nuovo vestito, davvero li porta bene. Eh già. Bravo di Bordieri sicuramente. Ma attenzione, sono ancora loro, stavolta sono in due. E sono i più piccoli, cioè quello medio e quello piccolo, così come lo chiamavano, l'abbiamo chiamato io e Chester durante la telecronaca. Incredibile, e vanno a colpire Dio Bordieri, che stanno messo praticamente in KO da questi due. No, ma chi c'è dietro tutto questo? Come fanno ad entrare così? E anche Dio Bordieri stanno messo KO. Leonard ha fatto un ingresso, vi diamo una bruttissima notizia. Il salvatore Dio Bordieri è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per gravi lesioni alla schiena, alle braccia,
La vedo molto male per John Pranzo, che però praticamente è rimasto solo con un Oddi peraltro non al meglio. La federazione barcolla, ma John Pranzo penso dovrà darci una risposta questa sera stessa, probabilmente dopo questo incontro. Bordieri contro Leonard, ragazzi. Leonard ha il fratello di FMO, fratello minore di FMO, non può far brutta figura davanti al fratello. Un FMO che ha perso peraltro contro Slecon. Non vorrei essere nei panni di Leonard. Mamma mia quanto è forte quest'uomo. Non è più tanto giovane, non è tanto vecchio neanche però. Bordieri, the baddest man in the world. Beh, c'è il best in the world e c'è anche il baddest man. Mamma mia, questo è forte ragazzi. Povero Leonard, posso qua dire questo. Beh, ragazzi, questo per Bordieri è il suo ritorno. Il match single, mamma mia ragazzi. Un big boot devastante. Poi lo solleva, Gorilla Press Slam. Mamma mia. Non c'è storia, non c'è storia ragazzi. C'è un big boot che ha fatto tremare tutto qua all'arena. Poi se lo carica. Follow with Slam. La scuola. Se però Leonard. Ma non c'è, mamma mia. Mamma mia ragazzi. Povero Leonard, povero Leonard. Gunfire Powerbomb. E attenzione, perché Bordieri vuole chiudere con la sua Bordieri Bombo. Oh mamma mia, oh mamma mia. E poi carica il suo pugno da KO. KO punch in arrivo. Eh sì, non ci credo, non ci credo. Bombo. E la schiena. No, si attacca anche le corde. 1, 2 e 3. Cioè, ma l'ha messo da po'. L'ha messo da po'. L'arbitro qui non ha visto, ma Leonard è stato messo KO. Mamma mia, pazzesco. Quanto è forte quest'uomo. In un minuto, neanche in 45-50 secondi, ha distrutto, ha messo da po' Leonard. Ma attenzione! E beh, il best in the world! Stavolta è qui. E beh, FMO qui non vuole vedere Leonard. Un Leonard stecchito. Beh, forse è troppo tardi. Bordieri lo aspetta sul ring. Attenzione, momenti concitati. Un faccia a faccia mai visto prima tra questi due. Il best in the world contro the baddest man in the world. Mamma mia ragazzi. E Bordieri lo aspetta lì. Attenzione FMO, stai molto attento. Attenzione, i due si guardano. Ma che fa qui? Mi fa vedere il pugno. E poi mamma mia, ce l'ha stampato. KO anche per FMO. Impressionante. Cioè gli ha fatto vedere il pugno e poi gli ha dato dritto in faccia e gli ha stampato. Bordieri ha messo KO sia FMO sia Leonard. Impressionante. Questo è davvero l'uomo più cattivo al mondo. Con questo pugno può distruggere qualunque cosa. Cut my life into pieces. I reach my last resort, suffocation, I'm breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong, would it be right? It was up my life tonight. Chances are that I'm right. Mutilation out of sight. And I'm contemplating suicide. Cause I'm losing my sight, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my sight, losing my mind. Con JM John Pranzo, perché attenzione, sta lanciando una grande notizia.
So you knock out Bordieri and MCW. They were two men that I praised. Great job in this federation. But now they aren't here at all. Even to raise one finger because of you did last week. The only one thing that I can say is that you stepped over the limit. And if you think I leave everything of my life here, no, I never do that. Never. So my question is, are we going to fuck up this company? I don't think so. And you are what? You know what? I think there's someone here in the WWF help you every week to get in and to get out. Is this the truth? I know where I am, so give me an answer right now. I would like to know what you have been keeping in your mind. For all the day, I've been trying to find it out, but maybe I got a conclusion. You don't want only the power. No, you want me. Do you? Orton, yes. I think you know problem to put yourself at stake. Do you? John, we will be able to manage everything this show. Unless you want to accept my proposal. Hello, so you John, the GM, versus me, the official spokesman. You win, John, you win, we are going to own this company forever. But if you lose that match, this company will have a new owner. A new owner. Yes, John. That's right. You know what? I think you are making your worst mistake ever of your lives. I look forward to getting my hands on you until you cause a carriage. See you at Arena 7 in a Get or Leave contest. Man, I accept your proposal. Yes, accept. E dunque sarà accettata la proposta. Incredibile. Ad Arena 7 avremo un match mai visto prima. Un Get or Leave match. Ragazzi, se John Pranzo dovesse perdere contro lui, il grande uomo, contro il, diciamo, il portavoce dei Leoni Mascherati, potremmo avere nuove proprietari qui in Rising Sun, ragazzi. Sarebbe clamoroso.